cari cristiani, buongiorno a tutti voi. I riti nuziali al tempo di Gesù erano molto diversi dai nostri, ma ispirandosi ad essi Gesù ci lascia un messaggio forte e chiaro su come dobbiamo prepararci al ritorno suo, di come dobbiamo prepararci al momento in cui lui, lo sposo tanto caro e tanto atteso, rientrerà nella storia. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù diceva: «Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Non è facile essere sempre svegli e pronti, così come Gesù ci vorrebbe in attesa del suo ritorno. Una cosa certa però, per noi tutti, che non dobbiamo distrarci con le immense tentazioni di questo mondo. Non dobbiamo lasciarci perdere dentro gli impegni, gli affanni. Dobbiamo essere sempre consapevoli che un destino più grande è pronto per noi, che dobbiamo fare qualcosa per prepararci a quel momento in cui incontreremo la pienezza e la definitività. Buona giornata a tutti voi, carissimi. If I took